Ciao a tutti, sono Angelica, siamo qui a Banana Moon per un evento speciale nel quale si esibirà DJ Taiwan. Shall we begin? Let's begin. Siamo in compagnia di Taiwan, speciale protagonista di una performance qui a Banana Moon. Com'è stata l'esperienza a Roma del primo maggio insieme a Clementino? Allora, fortunatamente io il primo maggio l'abbiamo già rifatto con Clementino 2 anni fa, quindi sono andato un po' più preparato, però è veramente difficile, è il palco più difficile che ho mai fatto in vita mia. E non solo per me, penso per tutti gli artisti che salgono su quel palco lì, avere più di 200.000 persone davanti è veramente una roba che ti fa venire la strizza prima di suonare. A me, insomma, io sono abbastanza tranquillo quando vado a suonare. Il primo maggio è l'unico palco che veramente mi fa paura. Cosa hai proposto durante questa esibizione qui a Banana Moon? Farò un DJ set di musica che mi ascolto io, che mi piace a me, quindi io ascolto un po' di tutto, dal rap alla trap, all'elettronica, alla tech house, dipende. Io sono proprio di tutto, un DJ set molto ibrido. Bene. Non lo so, vediamo. Durante il tuo percorso artistico invece, qual è la tua più grande soddisfazione che hai ottenuto? Allora, forse la più grande soddisfazione come ricordo che ho, che mi ha cambiato insomma la vita a livello professionale, è stato quando ho vinto il mio primo campionato italiano di scratch, che è stato a Bologna nel 97, e venivo da tanti sacrifici fatti per comprare la mia famiglia, per comprarmi gli strumenti, e mi sono allenato tantissime ore e sono riuscito a vincere, e quella è stata la mia soddisfazione, perché da lì poi è partito tutto. Ricordo
ricordando il tuo vero nome, Gianluca Cranco, vorrei farti, sì, diciamo, un'ultima domanda. Cosa apprezza di più Gianluca di Taiwan? Cazzo, una domanda alla Marzullo mi hai fatto. Diciamo, io penso che la persona come artista vista da fuori può sembrare sempre una persona con una doppia vita, una doppia personalità, un doppio modo di vivere dalla persona normale piuttosto che dall'artista. Credo che sia la stessa cosa, quindi io, Gianluca e Taiwan sono le stesse persone, quindi mi apprezzo, ma sono anche molto autocritico su tutto quello che faccio per migliorarmi in realtà e cercare sempre di fare meglio. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Yeah.